Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Cassa Corporation. Oggi vi mostrerò un unboxing in diretta di un pacco che mi è appena arrivato dall'Inghilterra e che vi assicuro che è un accessorio che vi piacerà davvero tanto. Pertanto andiamo a aprire proprio il pacco che è appena arrivato, appena consegnato, e svegliamo cosa nasconde questo strano pacco, sperando che non sia un pacco bomba che esplodo e muoio qua in diretta. No, scherzo. Allora, molto cellophane, cartone che vabbè, pertanto un pacco fatto veramente come si deve. Ed ecco a voi il Supaboy della Hyperkin, ovvero un accessorio che è davvero qualcosa di fantastico. Innanzitutto, come potete vedere, il suo design richiama proprio palesemente il joypad della Super Nintendo, e in realtà non è nient'altro che, dato che lo potete già vedere da questo schermo, e non è nient'altro che una console portatile, appunto, Super Nintendo. Davanti, come detto, c'è la foto, diciamo, di questo Superboy. Di dietro abbiamo le caratteristiche di questo Superboy Hyperkin. Naturalmente questo Hyperkin non è commercializzato in Italia, pertanto l'ho preso in Inghilterra, ma principalmente è un prodotto americano, e infatti non c'è l'italiano fra le lingue, ma abbiamo il giapponese, francese, canadese, messicano, spagnolo, che vabbè, e inglese americano. Comunque il funzionamento vi assicuro che è veramente semplice. Pertanto andiamo a vedere cosa contiene questa scatola, semmai riuscirò ad aprirla. Allora si apre di qua. È fantastico, già, cioè, è veramente fatto bene questo prodotto. L'Hyperkin è una ditta che fa veramente dei bei prodotti, fa emulatori, fa accessori, cavetteria e comunque il tutto è compatibile con retro gaming. Io vabbè, sono un fan Nintendo, voi oramai lo sapete, e pertanto sono andato su questo prodotto, però c'è una cosa simile NES, c'è una cosa simile per il Sega, ci sono vari emulatori per il Sega, Neo Geo. Comunque tante cose sul sito della Hyperkin, che poi metterò nella descrizione del video. Allora andiamo a vedere questa console portatile, che è veramente massiccia. Potete vedere, veramente massiccia, ma comunque va sicuro al momento leggero. Qua abbiamo l'ingresso delle cassette, l'accensione, il caricabatterie in fatto a mini USB, perciò abbiamo già eliminato tutti i problemi, ve lo faccio vedere più vicino, tutti i problemi di compatibilità di corrente che eventualmente ci sono. Io mi sono già informato sulla console, perciò so già che è una batteria litio ricaricabile. Qua ci sono i tasti stile Super Nintendo, i colori richiamano il Super Famicom, quello americano. Qua sotto abbiamo l'ingresso per le cuffie, il volume, un LED che probabilmente indicherà che la console è accesa o spenta, tasto reset, tasto start e tasto select, e questo tasto che ha il blocco per le cassette, perché come sapete le cassette della Super Nintendo si bloccavano all'interno della console, e comunque garantisce il fatto che voi non sfigliate la cartuccia accidentalmente e roviniate la console. In questa parte penso che sia celata tutta la cavetteria e vari accessori, pertanto tutti stipati. Ecco, come vi dicevo, la batteria litio ricaricabile che andrà inserita, visto che è fuori, nella console. Il caricabatterie, che come detto prima, essendo inglese, è spina inglese, però con questo stratagemma riusciremo a caricarla lo stesso. Una custodia in pannetto dove riporre la vostra console una volta finito di usarla. Istruzioni in tutte le lingue, anche l'italiano, e meraviglia delle meraviglie, questo cavo. Questo cavo è un cavo semplicissimo composito video, perché dovete sapere che, oltre al fatto di essere una NES portatile a tutti gli effetti, questa console, inserendo questo cavo qua, dove dice TV out, e collegando questo cavo alla televisione, potrete inserire due joypad in questa originale, in queste due feritoie, e la vostra Hyperkin Superboy diventerà un Super NES a tutti gli effetti.
Altra particolarità che non vi ho ancora detto di questa console è che questa console funziona sia con i giochi europei che con i giochi americani. È arrivato il momento di vedere il nostro Superboy in azione. Andiamo a prendere una cartuccia PAL, vedete, ITA, mettiamo fuoco un attimo ITA, andiamo ad inserire nella parte alta quella etichetta rivolta verso di voi, bene, fino in fondo, spostiamo la levetta su ON e parte il gioco. Premiamo START per saltare un po' la parte iniziale. E come vedete possiamo giocare con la nostra console, con il nostro Super NES in qualsiasi posto noi siamo, perché alla fine dell'opera abbiamo una NES portatile. Ma come vi dicevo, il nostro Superboy è compatibile anche con le cartucce giapponesi e anche quelle americane. Vedete qua Mortal Kombat giapponese, palesemente scritto in giapponese, idem sul retro. Ed ora andiamo ad inserirlo, stessa modalità, senza l'ausilio di adattatori e altre cose. E come potete vedere il gioco parte. Adesso Mortal Kombat ha una presentazione un po' lunga. Adesso, eccolo qua. Dimostrazione che il gioco funziona perfettamente senza bisogno di adattatori, di ausili, cose strane insomma. Ma non è finita qui. Ora vi farò vedere come lo si può collegare ad un schermo LCD e far diventare quindi uno SNES in chiave moderna totalmente indipendente. Per fare questa semplice operazione non faccio nient'altro che collegare i cavetti che vi facevo vedere prima nella fiancata della mia TV, li vedete qua, e il composito finale, questo, in audio video out della Superboy, che è qua. Eccolo qua, vedete, c'è una zona un po' buia, sto utilizzando una lampadina. E naturalmente mi occorrerà anche un controller NES, perché a questo momento in poi sarà un po' scomodo tenere in mano il nostro Superboy. Andiamo ad accendere il tutto. Parte il gioco sulla Superboy, ma come potete vedere sta girando benissimo anche sulla TV. E da ora in poi i comandi saranno sul controller. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che Superboy è un prodotto che vi piace, spero che procederete all'acquisto e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!